sincero è sempre più blu. Ma il cielo è sempre più blu. Cominciamo questa trasmissione con una bella precisazione. Chi parla è Francesco Metta, nato a Cerignola il 16 ottobre 1951, e delle cose che dico io mi assumo la più totale ed esclusiva responsabilità. Amici miei, buona domenica a tutti. Ieri abbiamo parlato degli avvenimenti sportivi di oggi e, parlando degli avvenimenti sportivi, è chiaro che io ho approfittato per vendere la mia merce, e cioè per illustrarvi le opere di questa amministrazione sullo stadio Monterisi e sul Palafamila, realizzato in memoria di Salvatore Tatarella. E non vi dico le croci che ho portato per uno e per l'altro. Visto che ho parlato di impianti sportivi ieri, oggi voglio farvi un aggiornamento sull'edilizia scolastica, rapidamente, perché voglio parlare poi di edilizia popolare. Edilizia scolastica: quali sono i due edifici scolastici più antichi della città? L'Edifizia, scuola Giosuè Carducci, e la scuola Marconi. Io ho frequentato la prima elementare alla Carducci e dalla seconda alla quinta alla Marconi. Sono del 51, fate un po' i conti, sono edifici antichissimi, vecchissimi anche. Io li ho ereditati in condizioni di totale decadenza. La Marconi, dove non funzionava più nulla. La Carducci, ancora peggio. E la Carducci è successo, forse sono blasfemo, un miracolo. Perché di notte è venuto giù un controsoffitto nel bagno dei bambini, per fortuna di notte. Io ero sindaco da pochi mesi. E quindi per fortuna non si è fatto male nessuno. Fu una spia però, d'allarme. Ricordo che all'epoca andai sul posto con l'ingegnere Izzillo e dopo 30 secondi dissi: questa scuola va chiusa immediatamente. Poi sono stato fortunato perché abbiamo avuto vari finanziamenti. E allora la situazione in questo momento è la seguente: avevo ereditato due edifici scolastici in condizioni assolutamente precarie, ho due edifici scolastici in pieno recupero. Comincio dalla Carducci. Per la Carducci abbiamo un primo step di lavori che è praticamente finito. Abbiamo un secondo finanziamento per altri lavori che sono in corso e siamo piazzati nella graduatoria dei bandi nazionali in maniera tale da poter essere ragionevolmente sicuri che entro l'estate prossima avremo un ulteriore finanziamento, questa volta per tutto l'immobile scuola Carducci. Quando ci sono opere datate, è chiaro che queste opere vanno trattate in una maniera particolarmente attenta, e a richiamarci a questi doveri c'è la sovrintendenza. E noi stiamo lavorando con un gruppo di lavoro altamente qualificato, tutti professori universitari, oltre ai nostri progettisti, perché la sovrintendenza ci autorizzi determinati interventi e in qualche modo ci guidi anche nel fare questi interventi. E io posso dire che la scuola Carducci sarà restituita
nella sua totale integrità, nella sua totale storicità, monumentalità alla nostra cittadinanza e ai nostri bambini che continueranno, dopo gli interventi di questa amministrazione, a frequentare questa scuola per altri 150 anni. Poi abbiamo la Marconi. La Marconi era in condizioni, se non simili a quella della scuola Carducci, abbastanza precarie. Abbiamo fatto la gara, abbiamo fatto l'appalto, abbiamo iniziato i lavori e i lavori sono praticamente in fase di completamento. Fine giugno, potremo sforare luglio, potremo utilizzare qualche giorno di agosto, ma per settembre prossimo i bambini iscritti alla scuola Marconi torneranno a frequentare il loro edificio scolastico. Bello, moderno, sicuro, nuovo. Anche perché dove oggi sono collocati gli alunni della Marconi per questo anno scolastico in via provvisoria, devo sistemare gli alunni di tutte le altre scuole che a turno saranno rifatte, perché noi abbiamo il finanziamento per la scuola di Vittorio, demolizione e ricostruzione della di Vittorio, perché noi abbiamo il finanziamento per la scuola Paolillo, per la scuola materna di via 25 Aprile abbiamo approvato recentemente il progetto, entro il 19 agosto dobbiamo aggiudicare i lavori e dobbiamo intervenire anche su quella scuola. La scuola Aldo Moro l'abbiamo riqualificata, la scuola Pavoncelli abbiamo anche qui un finanziamento che abbiamo ottenuto. E poi abbiamo esaurito gli interventi di maggiore urgenza in tema di edilizia scolastica. Quindi ieri vi ho parlato dell'impiantistica sportiva, oggi vi ho aggiornato sulla edilizia scolastica. La terza voce importante è l'edilizia popolare, la costruzione di case destinate alle famiglie di Cerignola più bisognose. E allora, Piazza del Cinquecentenario, e lo sapete, abbiamo avuto un boom di visualizzazioni sulla diretta di TRC, sulle registrate apparse sui social con cifre e con numeri strepitosi, altro che i comizi del PD con 22 persone sotto il palco. E lì ci sono degli alloggi, Piazza del Cinquecentenario, degli alloggi destinati all'edilizia popolare. A via Torino sono in corso le demolizioni, anche lì abbiamo 8 alloggi di edilizia popolare di proprietà comunale. Poi abbiamo l'ex ITIS, l'industriale, l'ex caserma Nino Bixio. Lì, grazie all'opera di Deborah Di Nauta, assessore Di Nauta, assessore alla pubblica istruzione e alla cultura, con la collaborazione della provincia di Foggia, illuminato presidente Nicola Gatta, abbiamo in corso di sgombero i locali destinati a scuola, quindi la scuola elementare sarà collocata in un altro plesso, e le classi dell'istituto agrario saranno ricollocate in altri edifici, alcuni comunali che abbiamo messo a disposizione. Liberato l'immobile, noi lì dove era l'ex caserma Nino Bixio realizzeremo oltre 50 alloggi popolari di proprietà comunale che saranno assegnati secondo le graduatorie che nel frattempo abbiamo fatto redigere da una società esterna, abbiamo fatto controllare dalla
a Foggia dall'Arca, e abbiamo una graduatoria in cui risultano anche essere stati deliberati tutti i ricorsi eventualmente presentati. Quindi in base a quella graduatoria avremo quegli alloggi. Finisce qua? No, perché a Via Falcone, la stecca di San Samuele, anche lì sono previsti 24 alloggi, quindi avremo presto la gara d'appalto per l'ex ITIS, la gara d'appalto per quanto riguarda la stecca di San Samuele, via Falcone, e partiranno anche in questo caso i lavori per realizzazione degli alloggi di proprietà comunale. Stiamo lavorando poi con Arca, perché io vorrei entro la prossima estate gli interventi di manutenzione straordinaria a cura di Arca su alcuni immobili di proprietà di Arca al quartiere Torricelli e al quartiere San Samuele. Sono soldi già stanziati, io ho lavorato bene col presidente di Arca, l'amministratore Donato, mi sfugge il cognome, e abbiamo l'inserimento di questi interventi di Pascarello. Abbiamo l'inserimento di questi interventi di manutenzione straordinaria in tutte le gare che dovrà realizzare, effettuare Arca. Nel frattempo sono andato a dare un'occhiata questa settimana agli stalloni, ex stalloni Pavongelli, di fronte a Via Cagliari, e hanno sistemato il tetto e stanno collocando le tegole, ed è un'opera oltre che utile e funzionale bellissima, andando a visitare la quale ho potuto visitare il cantiere di Via 25 Aprile, anche lì meraviglie e complimenti da parte di tutti. Sono andato a dare un'occhiata alla stazione degli autobus, perché chi arriva a Cerignola usando gli autobus extraurbani deve trovare una stazione, un parcheggio dedicato, ovviamente a pagamento, come si fa in tutte le città, non vi sorprendete. Deve trovare una stazione, un punto di ristoro, un luogo dove aspettare l'autobus, dove aspettare chi arriva con l'autobus, un luogo che sia d'inverno protetto dal freddo, d'estate refrigerato, decoroso, degno, bello e il più possibile frequentato in maniera soddisfacente. Stamattina stavo davanti al cantiere e ho visto arrivare una macchina con dei concittadini che non sapevano dove parcheggiare per scendere con i loro bagagli, e non sapevano dove aspettare l'autobus perché non c'è un posto predefinito, e li ho visti disorientati. In quel momento stava pioviginando, era giovedì mattina, e niente, sono andato da questo signore, il quale mi ha riconosciuto, mi ha salutato, mi ha detto buongiorno sindaco. Io gli ho detto: guardi amico mio, io un poco mi vergogno perché lei in questo momento non sa dove parcheggiare la macchina, dove posare i bagagli, sta piovendo, il pullman non è ancora arrivato e deve aspettare evidentemente sotto l'acqua. Mi vergogno di questo, ma mi creda, io ho fatto il possibile perché lei al ritorno da questo viaggio trovi una stazione degli autobus come stanno in tutte le città normali. Chiudo con questa riflessione. Perché io ripeto ostinatamente che Cerignola deve diventare una città normale? Perché io rifuggo dal concetto di eccezionalità. Cerignola non deve essere la migliore del mondo, ma Cerignola non deve essere l'ultima della classifica. Noi ci meritiamo di essere considerata una città normale, una città in cui si può praticare lo sport, si può andare a scuola, si può viaggiare in maniera ordinata, in maniera soddisfacente.
Stiamo asfaltando le strade, tutte le arterie principali, dice Vignola, entro questa estate saranno riasfaltate. Quasi tutte, perché i soldi non bastano, quasi tutte le strade extraurbane saranno restituite ad una dignità soddisfacente. Cito soltanto via Padula, così asfaltata in maniera perfetta, non l'avete mai vista. Ci volevamo noi? Certamente che ci volevamo noi. Pensate che c'è qualcuno che, pensando al futuro, evoca l'opera di sindaci di 100 anni fa, 150 anni fa, Specchio, D'Alessandro. Ero consigliere comunale io, che avevo 25 anni, 26 anni, col sindaco D'Alessandro, stimabilissima persona. Ma adesso ci sono partiti che nella loro malinconica discesa, nel loro malinconico tramonto, non avendo dentro di sé le energie per proiettarsi nel futuro, provano a guardarsi indietro alle spalle per vedere se possono imparare qualcosa da Tanino D'Alessandro o da Pasqualino Specchi. Avete molto da imparare da quelle persone. Il problema è che non avete classe dirigente, non avete una idea sul futuro di questa città. Tant'è vero, a chi affidate gli interventi riassuntivi e di sintesi? Ad Attilio Manfrini, che si dimise, lui era sindaco, io ero consigliere comunale di opposizione, si dimise leggendo una lettera nella quale diceva che lui si dimetteva perché era stanco di essere circondato da ladri di polli, dove l'offesa non era ladri, era polli, perché, voglio dire, si schifava del fatto che chi collaborava con lui si fosse meritato questa definizione. E altro relatore di sintesi, il non candidato Francesco Bonito, che non si candida se prima non va la banda sotto casa a convincerlo con inni e manifestazioni nazional popolari che lui è il messia che tutti quanti aspettano. Una persona che ha fatto il parlamentare per 15 anni e che non ha lasciato nessuna traccia di sé, un po' come Elena Gentile, no? Elena Gentile, per poter dire ho fatto qualche cosa, si è appropriata del murale che abbiamo fatto noi, creandomi un imbarazzo, perché io poi la notte mi sogno le cose che devo fare e poi ho gli incubi, se mangio peperoni arrostiti la sera, poi ho gli incubi che poi mi sogno la Gentile che dice che questo l'ho fatto io, il campo sportivo l'ho fatto io, il palata di arena l'ho fatto io, le strade le ho asfaltate io, e quindi a me mi vengono gli incubi, che malinconia. Per fortuna non avremo bisogno di loro. Immaginiamo altri, il futuro di Gerignola come la continuazione di questa esperienza amministrativa, con un arricchimento di impegno, di risorse, di apporti, perché ormai l'asticella è altissima. Qua non si scherza più, l'ho detto, forse non in questa trasmissione. I tempi in cui Cerignola, essendo un paese sottosviluppato, dipendeva dai posti che venivano promessi ad Asia, a Sia o alla sanità. Sanità Service, vi dice qualche cosa? A quei tempi vinceva l'elezione chi prometteva e dava più posti in questi settori. Diciamo che sanità centro-sinistra, zona rifiuti più o meno centro-destra. Adesso è quello che non hanno capito i miei avversari. Quel tempo è finito. Dopo questa esperienza, la città ha imparato che, con tutti i limiti, con tutte le difficoltà, se c'è un'amministrazione
attiva, capace, intelligente e anche fantasiosa, si può procedere, si può andare avanti, faticosamente, ma si va avanti e i progressi si vedono, i progressi si vedono. E allora questa città non è più disposta a votare in base alla clientela. Per avere i voti di questa città dovete convincere questa città che voi siete più bravi di Francometti. E in 5 anni saprete fare di più di quello che ha fatto Francometti. Allora, per i prossimi 5 anni non ne parlate proprio, perché è già assodato che dobbiamo continuare questa esperienza. Ma preparatevi per gli altri 5, perché non saranno ammesse mezze misure. Ci sarà bisogno sempre di migliorare, di alzare questa asticella, perché Cerignola merita di essere una città normale. Occhio vivo, lo Stato del Bocco. Ma il cielo è sempre